E rieccoci contro l'Ancona, ragazzi. Campionato che sta andando a finire. Siamo a pari punti con una grande rimonta sul Milan, ma la classifica è veramente corta. Calcio d'inizio, un po' di turnover, ma l'Ancona bisogna stare attenti perché ho una vaga impressione che si possa salvare nelle giornate finali, come ha fatto l'anno scorso, che fece davvero un girone di ritorno grandioso e si salvò. Siamo delle Alpi. Torino-Ancona, io stetti ad Ancona quando l'Ancona era in Serie A, un bello stadio, bella tifoseria. E siamo qui, Stadio delle Alpi, andiamo subito con la nostra partita. Torino che arriva da 10 risultati utili consecutivi e si riparte. Simeone, sottile, pallone girato a Ianni, appoggio a Carbone. Colasanti, tocca verso Annoni, sulla fascia per Di Maggio, bravo questo ragazzo qua, Carbone, ancora Ianni, c'è Babacar libero, prova a far partire, niente, non si riesce, Ruggeri, Sogliano, Vecchiola, Lupo, attenzione all'Ancona, Detari, pallone ancora Vecchiola, attenzione, fermato, riparte Toro ma perde palla, Caccia. Attenzione, atterrato caccia, non caccia, caccia, scusate, è subito cartellino, incredibile. Giudicate voi se questo è un fallo da... Ma sì, ci ha messo un po' il piede, ma non è cattivo il fallo, eh. Vabbè, Letari, parte l'Ancona, mette il pallone in mezzo, traversa, mamma mia, che traversa di Letari. Attenzione, dobbiamo subito reagire. Colasante, Simeone, la stoppa. Tocca indietro ancora per Benny Carbone, gira dall'altra parte per Fortunato, togliamo queste cavolo di freccette rosse e azzurre che mi dà sempre sotto i nomi, che non servono a niente perché lo manovro io il Torino. Carbone, facciamo salire Annoni, tocca in direzione di Maggio, Di Maggio attende ancora l'inserimento di Annoni, poi decide per questo passaggio di aria, Simeone si gira, non lo prende bene, e ancora Torino, Annoni. Di Maggio, marcato da Centofanti, ancora Di Maggio, la mette in mezzo, esce e blocca Nista. Si accinge al rinvio Nista. Pallone dato verso Vecchiola. Pallone in centro, Lupo, ancora Detari. Pallone a Gadda, ancora che viene avanti molto bene. Centofanti, pallone indietro a Gadda ancora, attenzione. Queste sono le squadre più pericolose nel finale di campionato, quelle che si devono salvare. Ancora Sogliano, pallone a Lupo, lancia verso Caccia, colpo di testa di Sottile. Benny Carbone, riparte il Toro, Daniele Fortunato, pallone a Babacar, gira molto bene per Di Maggio, però poi sbaglia tutto. Detari, Brunera, Sogliano. Babacar che va a pressare e porta via la palla Daniele Fortunato, ancora pallone Babacar e c'è fuori gioco di Babacar. La vedo una partita veramente dura, una partita che secondo me, non lo so, stiamo bravi, mista. Brunera, pallone a Centofanti, gira per Detari, ancora Sogliano. Manovra avvolgente, Vecchiola da parte dell'Ancona, Lupo, lanci in avanti ancora per Caccia, colpo di testa di Sottil, poi la palla rimbalza male, mamma mia, ancora un po', Caccia si fa il tacchino, Rosati, pallone lungo, Daniele Fortunato, tocca in direzione di Colasanti. Toro che deve assolutamente, se vuole rimanere aggrappato, bisogna vincere tutte le partite fino alla fine, ma sarà tosta. Di Maggio sbaglia tutto, attenzione, riparte ancora l'Ancona. Gadda, pallone indietro, deve andare a pressare il Toro qui. Gronek, Brunera, Ruggeri, ma stava sbagliando. Sogliano. Pallone a Vecchiola, attenzione Vecchiola, lancia in avanti, caccia, 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 deve uscire e c'è il gol, incredibile errore.
la difesa. Il Ancona segna il gol. Santo Dio, guardate che gran lancio, ma la difesa del Toro altissima. Qui. Coi se Sottil si addormentano. Brutta storia. Adesso ci sarà da recuperare. Sottil. Daniele Fortunato. Pallone in avanti a Babacar. Si destreggia. Tocca ancora per Beni Carbone. Manda per Simeone. E c'è subito il pareggio. Andiamo. Grande azione, Simeone, sigla pari. Il saluto del tenente. Finalmente segna un gol ogni tanto. Gol importantissimo, 1-1. Riparte l'Ancona, Lupo, 32esimo. Ancora Sogliano, attenzione. Pallone a Lupo. Gira dall'altra parte per Centofanti. Manovra ancora l'Ancona con Ruggeri, palla lunga per Vecchiola, deve andare Fortunato su di lui, Vecchiola poi riesce a dare ad Etari, arriva Lupo in sostegno, allarga per Vecchiola ancora, pronto al cross, lo mette giù e ci sarà cartellino giallo, santo Dio. E difatti Jarni salterà la prossima partita. Letari mette in mezzo, attenzione, Fortunato respinge Torino che sembra un po' addormentato, Benny Carbone non si è ancora visto e c'è di nuovo fallo per l'Ancona, incredibile, ma andiamo avanti. Calcio di punizione, attenzione a Letari che tira molto bene, parte il tiro, mamma mia che parata Rosati, andiamo a vedere se l'ha parata lui. Eh sì, con la manona, grande parata. Ancora l'Ancona, stiamo rischiando, ma lo sapevo io. Centofanti, avanza. Ancora per Detari, raddoppiato e viene fischiato il fallo. Calcio di punizione, attenzione a questo signore qui che è pronto a calciare. Mette in mezzo il pallone, ancora Torino che adesso deve uscirne fuori e deve risalire velocemente, non c'è nessuno davanti, Colossante, Simeone, autore del pareggio, poi Babacar, 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 e niente da fare, se l'allunga sempre troppo, rilancio dell'Ancona, caccia, Sogliano, Vecchiola, ancora verso caccia, attenzione, bravissimo questo attaccante, eh. Buon dribbling, Sogliano ancora, attenzione, palla indietro, Vecchiola, manovra bene l'Ancona, non riusciamo a uscire, Lupo allarga per dettare, attenzione che c'è un gran tiro, e Rosati però fa buona guardia. Riparte il Torino con Annoni che lancia subito su Babacar, bellissimo colpo di testa verso Simeone, e poi Glonek e Centofanti fanno buona guardia. Ancora Torino che cerca di pressare, mamma mia Simeone qui se la prendeva, finisce così primo tempo, finisce così il primo tempo. Allora ragazzi noi dobbiamo tornare e provare a fare questo schema qui perché vedo che no, non mi piace questo, lasciamo così però andiamo a cambiare qualcosina. Babacar veramente deludente. Mettiamo Andrea Silenzi e anche questo Di Maggio non mi sta giocando bene, mettiamo Venturin e proviamo a vedere se riusciamo a sfondare, scardinare sul 2-1 questa difesa marchigiana. Si riparte, Brunera, palla dall'altra parte per Sogliano, avanza Vecchiola, deve chiudere Jarni, non lo fa. Attenzione, Vecchiola si invola ancora, mette in mezzo, dribbling, palla in mezzo, caccia, attenzione il tiro, mamma mia, pericoloso questo ancora. Chiama tutti su Rosati e dobbiamo assolutamente salire. Annoni, pallone dato a Giorgio Venturin, Colasante. Pallone da questa parte, ancora Daniele Fortunato, tocca per Beni Carbone, colpo di tacco con la Sante, parte il tiro, deviato, ancora Torino,
Pallone verso Giorgio Venturin, la mette in mezzo, nessuno. Simeone indietro, Colasante, parte il tiro, deviato, e c'è il gol. Un po' di fortuna, ragazzi, un po' di fortuna. Un po' di fortuna. Ci va, ogni tanto ci va. Buona l'azione del Toro, poi su deviazione la palla. Carambola in rete, Torino 2 ancora 1, sarebbe l'undicesimo risultato utile consecutivo. 10 vittorie e un pareggio nelle ultime 11 partite, incredibile. Letari ancora in avanti, Caccia, attenzione Caccia. Gira dall'altra parte, portiamo via palla bene con gli anni qua. Attenzione Andrea Silenzi, la tiene, tocca in direzione di Carbone. Prosegue ancora con Assante, che lancia molto bene. Poi ancora qui a Simeone, Andrea Silenzi, la tocca al centrale dell'Ancona. Attenzione, grande pericolosità del Toro in attacco. Lupo, palla dall'altra parte per Centofanti, va a chiudere Venturin. Centofanti deve tornare indietro. Simeone, Glonek, ancora Centofanti. Manovra bene l'Ancona in uscita, non è male. Brunera, però qui sbaglia. Attenzione, Venturin, giochiamo la contesta. Pallone lungo per Simeone, ora Silenzi, stop, tiro! E c'è il 3-1. Mamma mia, Andrea Silenzi. Grande azione, bravo Simeone. Sbagliato rinvio di Brunera qui, e Torino che va a nozze. Ancora Brunera, Centofanti. Attenzione, pallone a Brunera ancora. Ormai siamo alle soglie della fine anche di questo secondo campionato, modificato un po' da me con l'ingresso di tutte le squadre di Serie B dell'anno scorso, tranne alcune che c'erano già nella patch, non le ho messe, tipo Ascoli, queste qui. Attenzione, pallone ancora in avanti, Venturin la tocca molto bene, pallone ancora Simeone, poi Beni Carbone, tocca in direzione ancora di Fortunato, Andrea Fortunato. Manda in avanti per Carbone, tocca per Silenzi, respinge la difesa dell'Ancona. 67esimo, ormai il Toro quando inizia a giocare così diventa difficile per gli avversari. Venturini, ancora pallone da noi, al centro, molto bene, Beni Carbone si gira, bravissimo, ancora riceve palla, bene. Pallone Andrea Silenzi, 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 parte il tiro, mamma mia ragazzi, quando si gira, è micidiale. Partita oramai in sardina, come si dice, messa nel cassetto. Brunera, brutta sconfitta per l'Ancona in vista salvezza, bisognerà vedere le altre sotto cosa hanno fatto. Vi ricordo che ci sarà poi una Champions solo delle 32 migliori italiane, con dei preliminari che giocheranno le squadre che vanno, se non sbaglio, avevo detto, dalla dodicesima posizione di Serie B in giù, più le quattro peggiori della Serie A in fondo alla classifica. Venturina, ancora Carbone, attenzione, manovra, gira la palla da questa parte. Ormai Torino che viaggia sul velluto, dobbiamo solo far girare la palla. Ancora con calma, dobbiamo solo far passare il tempo. Venturina, tocca per Simeone, la stoppa, si gira Simeone, attenzione, prova il tiro, ribattuto. Fortunato, gran sassata e gran parata del portiere, mista. Passaggio corto, siamo al 79esimo. Buona la palla qui, mette in mezzo gli armi, ancora calcio d'angolo. Gli armi batte l'angolo, niente da fare. Rovesciata con tiro, Simeone la raccoglie. Tocca in direzione di Giorgio Venturin, che fa sfilare, boh, capisco perché. Attenzione al contropiede, ma c'è Kois che chiude. Colasante sbaglia tutto. Caccia, 82esimo. Pallone ad Etari, ferma tutto Sottil. Pallone ancora in avanti verso Andrea Silenzi, che manda poi un bel pallone. Mamma mia, con la punta dei piedi Brunera glielo toglie a Simeone. Ruggeri, 85esimo, partita che sta andando alla fine.
ancora Ruggeri, manovra ancora bene l'Ancona, però qui il Torino non deve concedere tanti spazi, anche se la partita ormai, sinceramente, è alla fine. Rinvio di Rosatica, un buon piede, Simeone, bellissima la sua partita oggi, una delle poche. Centofanti, ma chiaramente la superiorità del Toro è evidente. Onore all'Ancona che sta provando a salvarsi, un secondo miracolo consecutivo. Viene rubata palla, rimessa laterale. 2 minuti alla fine, uno se n'è già andato di recupero. Fischio, fallo. Fallo per l'Ancona. Attenzione. Pallone che verrà messo in mezzo da Glonek. Torino che libera e finisce qua. Toro batte ancora 4-1. Non c'è stata praticamente mai partita. Andiamo a vederci gli altri risultati. Torino e Ancona 4-1. Sassuolo e Cagliari 0-3. Brescia che batte la Juve 2-0. Milan Parma 4-0. Lazio Pescara 1-0. Chievo-Inter 0-1, Roma che vince con l'Atalanta 1-0, Fiorentina-Sampdoria 1-0, Udinese-Napoli 0-3 e Genoa-Spal 0-1. Classifica che davanti chiaramente non è cambiata, qui il primo che sbaglia 2 partite su 5 che ne rimangono, secondo me è fregato. Ormai direi che il Pescara è fuori. È tutto un discorso tra Napoli, Roma, Torino e Milan, 4 squadre. In 3 punti, 5 partite da giocare, grande, grande lotta. Juventus anche fuori, però ha fatto un buonissimo campionato. E chiave salvezza, l'Ancona, nonostante la sconfitta, spera ancora, perché ci sono ancora 15 punti da prendere, quindi sono tanti. La classifica sotto è molto corta, direi che vabbè, l'Atalanta si può ritenere salva. Il discorso è dalla Spal al Sassuolo. Chievo ormai retrocesso da mo. E niente, ragazzi, ci risentiamo alla prossima partita. Andiamo, guardate che sfida che ci sarà. All'andata ci fecero veramente, come si suol dire, il culo. Anche se noi avevamo giocato veramente bene. Match clou, Napoli-Torino. Ancona-Sassuolo, Cagliari-Bre, Juve-Milan, attenzione. Parma-Lazio, Pescara-Chievo, Inter-Roma. Atalanta-Sampdoria, Spal-Udinese, Genoa-Fiorentina. E l'Ancona giocherà un'importante partita salvezza in casa col Sassuolo. Direi che Napoli-Torino, qui potrebbero approfittarne la Lazio, che se dovesse esserci un pareggio tra Napoli-Torino, Juve-Milan e Pescara e Inter-Roma, la Lazio potrebbe approfittarne, ma neanche. Diciamo, neanche troppo, andiamo a vedere un secondo. No, direi che la Lazio non ne approfitta proprio per niente. Vedremo, vedremo come andranno a finire queste grandi sfide. Va bene, ragazzi, per adesso è tutto, io vi saluto, ciao.